Allora, per punire la sua vanità, vorrei che il nostro mago, l'ospite del giorno, ti facesse un gioco. Potesse realizzare con te una magia. Ora, visto che tu sei molto, molto così posato, non so se cinico, bisogna essere cinici durante il gioco, però forse un po' sì, in campo sì, certo. Però sicuramente non crederai alla magia. Come San Tommaso. Perfetto, Francesco Frattarelli sarà in grado forse di farti cambiare idea. Prego Francesco, prendi il centro. È davvero Antonio, alzati, prego, prendiamo il centro, prego. Ora, io ti chiedo una cosa molto più facile che tirare un calcio di rigore. Ci ha raccontato tantissime cose oggi. Ti chiedo di disegnare un qualcosa, quello che tu vuoi. Ovviamente io mi volterò in modo tale da non vedere assolutamente quello che tu disegni. In verticale o in orizzontale? Come preferisci, okay. Sentiti totalmente libero. Ho solo quel monitor lì in alto acceso, quindi dobbiamo spegnerlo, altrimenti lui potrebbe guardare. Esatto, io non voglio vedere. Vado? Sì. Vai, inizia pure a disegnare, io intanto prendo... Siamo qui tutti che ti guardiamo, caro Francesco, tu che sei stato per anni l'assistente del mago Silvan. Eh sì. Quindi sei pronto a stupire noi, ma soprattutto Antonio Cabrini. Lui sta disegnando. Sta disegnando qualcosa, mi raccomando Antonio, una cosa molto semplice. Sì. Perché magari è anche un campione nel disegno, quindi diventa difficile poi. Prendi tutto il tempo che vuoi, ovviamente. Allora, intanto io chiedo se a casa si è visto cosa ha disegnato Antonio Cabrini. Aiutiamo il regista con la camera. Io non voglio assolutamente guardare, infatti mi allontano il più possibile. Il disegno è stato fatto. Antonio, tu l'hai terminato? Sì. Perfetto, okay. Tienilo con te. Perfetto, ti chiedo di toglierlo dalla tavoletta che ti ho dato, sì. Di piegarlo in quattro in modo tale che io non possa vedere assolutamente quello che tu hai disegnato. In quattro? Sì, piegalo in quattro o in più parti in modo tale che io, ora che mi volto, non vedo cosa tu hai disegnato. Perfetto, fatto. Fatto? Sì. Posso voltarmi? Certo. Sì. Benissimo. Puoi metterlo all'altezza del tuo cuore? Ok, voltati pure di spalle. Ti chiedo, di spalle rispetto a me, ok. Ti chiedo di immaginare ora di avere una grande lavagna davanti e di ridisegnare quello che tu hai appena fatto. Ovviamente non dire nulla di quello che hai disegnato. Ridisegniamo insieme. Posso? Ok, sì, non dire assolutamente nulla, no. Io ti farò delle domande. Parto, eh? Sì, vai. Allora, hai messo innanzitutto il foglio in orizzontale. Sì. Ok. Sei partito dalla destra, diciamo dal lato destro, giusto? Sì. Ed è un disegno che ha molte linee rette. Sì. Ok. È una cosa che ti rappresenta, che comunque senti tua, immagino. Sì. Rappresenta per caso anche la tua voglia di evadere? Sì. Ok. Assolutamente. Io ho quasi terminato. Ti chiedo ora di mostrare al pubblico a casa il tuo disegno. Posso aprirlo? Sì, assolutamente. Aprilo e mostralo in camera. Immagino si capisca cosa hai disegnato. Sì. Ok, adesso svelo il mio disegno. Mettiamolo fianco a fianco. Col fumo anche. E il fumo rappresenta la voglia di evadere, di scappare. Bravissimo. Francesco. Grazie.